Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, bentrovati. Siamo Antonella e Davide e siamo Raccontare con la luce. Oggi vi portiamo in un viaggio, in un giro con noi per la rubrica Fotografi in Viaggio. Stiamo andando al lago di Rochemaul, al rifugio Scarfiotti, insieme a Lupo e Bella, che sicuramente li vedete se non si sono nascosti. Si vede Lupo, si vede Bella. E che sono i nostri compagni di viaggio e che sicuramente avete già visto nei nostri altri video. Siamo già in strada e vi portiamo, insomma, con noi sulla nostra macchinina alla scoperta di un'altra meraviglia, in questo caso del Piemonte. Ci vediamo dopo. A dopo. Ciao. Allora, aggiornamento. Purtroppo non possiamo salire a Rochemaul perché questo weekend il questore, prefetto. Il prefetto ha chiuso l'accesso, perché questo è un weekend in cui in genere fanno dei motoraduni e allora hanno chiuso l'accesso per evitare questi eventi per motivi di sicurezza. Quindi noi adesso siamo a Bardonecchia e cercheremo un altro posto da raccontarvi. Vediamo, stiamo valutando dove salire e cosa raccontarvi, quindi ci aggiorniamo dopo e speriamo di farvi vedere nelle prossime immagini qualcosa di bello. A dopo. A dopo, ciao, ciao. Da papà? Andiamo? Allora, eccoci qua. La giornata sta quasi giungendo al termine. Non siamo contenti perché quello che volevamo fare non l'abbiamo fatto. No. Però abbiamo trovato un posto carino,
un posto che sicuramente per fare anche trekking è una base di partenza per trekking molto interessante. Beh, anche molto bello da fare con fuoristrada. Sì. E siamo in pratica bene. Siamo qua. Quello lì è il belvedere. Qui c'è la partenza del pezzo in fuoristrada. Da sopra, dietro di noi, c'è il forte Jouffro. Sì, è stato bene, sì, decisamente. Sì. Siamo stati al fresco. Siamo stati al fresco. Poche foto. L'altezza è giusta, il panorama comunque merita. I suoni sono quelli della natura, più semplici, pura, quindi sicuramente consigliato. Ed è anche facile da raggiungere, quindi si arriva in macchina comunque per una giornata fuori tranquilla. Porta tranquilla, anche per portare i bambini all'aria aperta, è sicuramente un posto bello, carino. Sì, sì, carino, decisamente carino. Ma noi adesso scendiamo e vediamo cosa ci aspetta mentre scendiamo. Infatti, a dopo. Ciao. Eccoci qua, stiamo tornando a casa dopo essere scesi dal belvedere. Siamo riusciti a fare ancora qualche foto, ma poca roba, quindi diciamo uscita fotografica poco gratificante. Sì, da un punto di vista fotografico effettivamente non c'erano, diciamo così, le motivazioni giuste, mettiamola così. Ma non c'erano proprio le condizioni. Le condizioni della composizione, da un punto di vista location. Della location, insomma, non è stato molto gratificante, effettivamente sì, però qualche foto comunque l'abbiamo fatta e ve le metteremo in fondo al video. Sì, abbiamo scoperto un posto nuovo, abbiamo anche visto dei luoghi che sicuramente, dei posti che sicuramente vi faremo vedere nei prossimi video. Andremo alla scoperta di altri posti molto interessanti e anche più interessanti dal punto di vista fotografico, questo certo. Assolutamente sì. E niente, e quindi ci aggiorniamo presto, ci vediamo nei prossimi video. Vi invitiamo a seguirci, a cliccare la campanella per essere sempre aggiornati su tutte le novità. Iscriversi al canale. Iscrivetevi al canale. Guardarci e viaggiare insieme a noi. Dai, bella saluta. Saluta, salutate. Bella, su. Lupo. Dai, eccoli. Eccoli qua. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.